La statua della Madonna Pellegrina di Fatima è tornata ad attraversare i vari quartieri del piano di zona d'Ariano Irpino intorno al suo santuario. Alcuni, come Contrada Vigiano, si trasformano in un vero e proprio villaggio dedicato alla Vergine dei Miracoli. Trattiene a stento le lacrime per l'emozione il parroco di Rione Cardito, don Alberto Lucarelli. Devo dire che è stata una gara. Appare sempre più bello il quartiere. Qualche parte mi è sembrato proprio un villaggio della Madonna, l'ho detto, entrando in qualche quartiere. Veramente, veramente bello. La comunità Madonna di Fatima che sta crescendo, proprio come comunità intorno alla Madonna. E vorrei cogliere l'occasione per ringraziare, ecco, tutti quelli che si sono stretti intorno alla Madonna, e la Madonna certamente si mostrerà larga di grazia e di benedizione per loro. Tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio. E penso che la comunità è stata bene vicino alla Madonna. La giornata di oggi, in modo particolare, raccomandato alla Madonna nella preghiera, e ho raccomandato anche alla comunità, perché poi lo vivano nella loro vita concreta. L'amore alla famiglia, il marito e la moglie, il marito o la moglie sono il dono più prezioso che il Signore ha fatto a loro. E perciò tenerli bene, dicevo con una parola del nostro dialetto, tenerseli caricati, la cosa più importante. E poi ho raccomandato lo stesso alla Madonna e anche alla comunità, perché lo vivano, le persone che stanno vicine, apprezzarle, volersi bene nel condominio, perché a volte le persone che ci stanno a fianco nel condominio sono più preziose e possono esserci di aiuto come le persone della famiglia. Quindi questo è stato lo scopo, si può dire, della processione di oggi. Bianca, più della luna, e le stelle le più belle.